Bella a tutti ragazzi, sono il Gisius e oggi riprendiamo con Mega Master Force. Eravamo arrivati qui, gli amministratori dei satelliti ci hanno detto che dobbiamo fare le prove della Star Force e noi non aspettiamo altro che fare le prove della Star Force. Quindi dobbiamo andare dobbiamo usare la strada onda sottostante, cioè questa qua da qualche parte, che mi ricordo che l'avevo vista le prime volte, tipo sì. Ok, ecco qua il vortex. Mi fanno veramente innervosire, ma supererò il test in un batter d'occhio. Uso l'onda in geo. Ok. Cambio l'onda M, Giustello, sei in onda. Ragazzi, dobbiamo superare il test. Prima prova stella, ragazzi, ci siamo. Sono un guardiano stella. Ti va di provare una sfida stella? Sì, per forza, devo fare. Non potevano farli deboli, no, devono farne quelli infinitamente forti. Però non mi lasci intimorire. Elevatevi. Che non riesco a colpirli. Tu sei morto? E tu hai la Ah ragazzi, le carte Brother danno anche carte come queste, che sono tipo, questa è Arpnot, la carta di Arpnot. E toglie 100, mica male. Nemico eliminato, 240 zeni. Ok, prossimo guardiano. Cosa c'è che giocare? Mega Vincere Starlight. Nessun guardo stelle, sfide stelle proprio che desidero ottenere Star Force, potere delle stelle, vai guardare una stella forse. Non avete mai sentito nessuno leggere così vero, così bene. Aia. Certo, cosa però mi si piazzano davanti loro. Un po' difficile. Aia. Oh là. Eliminato. 400 zen. Ok. Questo sì che è giocare. Meglio riceve Starlight 2. Sono un guardiano stella. Se desideri ottenere Star Force, devi prima superare le sfide stella. Ti va di provare una sfida stella? Sì. Ma perché li fanno così forte? Ok, eliminato. 300 zeni. Questo sì che è giocare. Mega dice questo dai. Sono un guardiano stella. Le sfide stella sono prove di anima. Ti va di provare una sfida stella? Sì. Perché hai detto prova di anima? Devo eliminare il cane prima. Ah, per chi non conoscesse questo bastardo qua corazzato, e per chi avesse Mega Man e non ha mai finito, quello lì, praticamente se finché rimane in questo stato, diciamo, non gli potete fare niente. Appena esce dal suo stato per attaccarvi, allora è riuscito a fare il danno. E invece quel cane lì del cavolo gli fa recuperare i punti vita e non gli scoppia niente. Come ho fatto a schivarlo non lo so. Però voglio dire mai che non lo schivo. Attacca, attacca. Aia, bastardo. Eliminato. Amico eliminato, 200 zenni. Questo sì che è giocare. Mega Man riceve Starlight 4. Sono un guardiano stella, le sfide stella sono per la Star Force. Ti va di provare una sfida stella? Sì. No! Non questa accoppiata, è micidiale. Ok,
Uno, due linee. Ma è questo qua che mi rompe tanto questo. Come cavolo si fa a avere un virus così stronzo? E ti piaccia giù le bombe. Ti piazza giù le bombe. Dai, dai, dai. Ok, peccato. Peccato. No, l'ho mancato comunque. Questo virus qua è, penso che sia il più stronzo del gioco. Madonna, mi fa venire brucia. Eliminato, sì, c'è. 500 zeni. Questo sì che è giocare. Magari riceve Starlight 5. Ok ragazzi, ci abbiamo tutte le Starlight. Bene, quello era l'ultimo. Geo. Perché ho una brutta sensazione. Hai superato la prima prova. Ora però avrai inizio la vera prova. Sta per iniziare la seconda prova. Prendi le Starlight raccolte e vieni qui davanti a noi. Neo. Ci siamo, Geo. Forza, andiamo. Ok. Vabbè, ok, allora salviamo ragazzi, perché non ho la minima idea di quello che mi aspetti. E quindi è meglio essere previdenti. Abbiamo tutte le Starlight. E adesso? Sii paziente. Ora? Sarò io il tuo avversario. Se riesci a sconfiggermi, il potere delle stelle sarà tuo. Non siamo degli sbidollati, vinceremo noi e poi vedrete di che stoffa siamo fatti sul serio. Non credere che io sia come gli altri. Star Guardian. Sta arrivando, Gio. Ricevuto. Ma veramente devo battere un guerriero? Un guardiano della Star Force devo battere? Pegasus Shadow. Cioè l'ombra di Pegasus Magic sarebbe. Scherzi! Questo è così forte! Ma what? È fortissimo! È fortissimo, mi schiva tutto! Madonna! Quella è una fortissima posizione per rimanere bloccati! Mi beccherò un ghiacciolo in faccia, ecco. Oh, l'ho preso di nuovo. Miracoli stanno accadendo di nuovo. Barriera. Madonna mia, fortissimo. È fortissimo! Non riesco a fargli niente! Ho fatto una cazzata. Un'altra cazzata. Sì, lo sapevo! Sì che l'ho preso, dai, mi mancano 204. Solo! Parliamoci chiaro. No, no, no! Wow! È debole all'elettricità? Non lo sapevo, nemico eliminato, ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Finalmente! Sì, finalmente, effettivamente, sì. Molto bene. Ti avevo sottovalutato. Ehi, non sono mica un bambino. Perché ci sei andato piano? Andato piano? C'è andato piano? Scherziamo! Per te quello sarebbe piano? Sì, era ovvio. Non era tutto il suo potere. Il nostro scopo non è di combattere. L'incontro era per capire il tuo potenziale. Come pensavamo, la tua volontà è abbastanza forte per difendere gli abitanti di questo pianeta. Tieni, Geo, la mia Star Force. Ah! Il mio corpo brilla! Ah! E quindi? Tutto qui? Non mi sento diverso. Dove cavolo è questa Star Force? Ci stavate prendendo in giro? La Star Force è dentro di te. Però la capacità di invocare quel potere dipende da te. Come sarebbe? Non ho detto che la prova fosse finita. La Star Force è un potere di protezione.
può essere usata soltanto se vuoi veramente proteggere qualcuno. Ah. Stupide clausole. Non hai ancora trovato quella volontà. Ora dovrai decidere tu. Continueremo a osservare i tuoi progressi. I tuoi progressi. Figlio di Kelvin Sterla, crediamo in te. Un giorno farai tu la Star Force. Ma neanche un aiutino! Sono spariti. Oh, cavolo, mi sono ricordato una cosa. Pegasus Magic, Leo Kingdom, Dramus Sky. Quei tipi erano conosciuti come i tre saggi di AM. Erano molto forti e saggi. Beh, se erano i tre saggi, se erano saggi, qualora chiaro. Ed erano anche cittadini molto potenti del pianeta AM. Pare che fossero partiti prima della strage di AM. Ma chi avrebbe pensato di vederli qui sulla Terra? Mi sembra di essere in un sogno pazzesco. Gli amministratori dei satelliti sono alieni che lavorano con mio papà. Adesso la Star Force. Questo non lo sappiamo ancora. Ci crederò quando la vedrò in azione. Wow, sono stanchissimo. Sì, oggi sono successe così tante cose. Forza, torniamo a casa. Cioè, ho un potere che non posso usare. Fai così. Torniamo a casa a dormire. Quindi ragazzi, io vi saluto qua. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento. Mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Ragazzi, questo è il gioco più interessante che non abbia mai fatto. Devo cliccare. Non spingi. Ah, si può correre. Con cosa? Con shift. Tipo ha mangiato i fagioli. Che dopo.